Allora, per fare la torta Chiaraferragni ci servirà la Nutella, quanto basta per metterla sulla panna, il latte, quanto basta, una confezione di Oreo Chiaraferragni per la decorazione, cioccolato bianco, io ho preso 4 tavolette di 100 grammi perché questo servirà per far sì che tu metti il colorante dentro e per la decorazione praticamente, per cui 4. Poi colorante blu. Cioccolato fondente 200 grammi, io ne ho presi 400 per fare l'occhio. I biscotti pan di stelle, quanto bastano. Ovviamente, io voglio provare a usare questi, ma se volete potete usare le Oreo di Chiaraferragni. Ma dato che l'altra volta li ho utilizzati e hanno dentro la cremina, io vi consiglio di usare questi qui che sono bu più buoni e in più con la Nutella si sente meglio, per cui ve li consiglio. Poi colorante rosa, questo qua. Questi 10 coloranti li ho presi su Amazon, li trovate su Amazon. Poi 400 ml di panna da montare, ovviamente fredda. I fogli stampati per fare la decorazione. Io ho preso uno fatto così perché farò questa parte con l'occhio. Poi farò l'occhio, l'occhio e l'occhio per la decorazione. Queste qui le potete stampare, trovarli su Google. Poi servirà la sac à poche per mettere la panna, il cioccolato per la decorazione e la carta da forno per far sì che tu li metti qua e fai praticamente col cioccolato che poi vi farò vedere. E per finire la teglia, questa, perché si deve aprire, per cui prendete la teglia che si apre. Io uso questa qua grande perché siamo in 6, però potete usare anche quella più piccola. Questi qua sono gli ingredienti. Ve li lascio scritti così almeno. E questi qua erano tutti gli ingredienti. Per cui adesso vediamo la preparazione. Allora, per prima cosa montiamo la panna. Mi raccomando, deve essere bella fredda. A velocità alta per 5 minuti, il tempo che fa la. Dopo aver montato la panna, che deve essere così, non deve cadere, adesso facciamo la torta. Prendiamo la teglia, il latte, i biscotti e la Nutella. Prendiamo il biscotto, lo inzuppiamo nel latte. Lo inzuppate bene nel latte e lo mettete nella teglia. Praticamente dovete fare così in tutta la teglia. Ok, dopo
inzuppato i biscotti e aver fatto così. Adesso mettiamo la panna e poi sopra la Nutella. Ok, dopo aver fatto questo, praticamente facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto prima. Per cui inzuppate ancora i biscotti nel latte, mettete la panna e poi la Nutella. Ovviamente io faccio vedere veloce così almeno il video non dura tanto. Dopo aver fatto 3-4 strati, la mettiamo in frigo e la facciamo riposare un'oretta. Io la faccio riposare un'oretta, però potete farla riposare anche 4 ore. Io ovviamente, dato che voglio fare la decorazione, un'oretta secondo me va bene, anche perché poi dopo la facciamo riposare per 4 ore, cioè tutto il pomeriggio. Dopo che abbiamo messo sulla decorazione, per cui la metto in frigo e iniziamo a fare la decorazione. Allora, facciamo sciogliere il cioccolato sia bianco che fondente a bagnomaria. Ovviamente ci vuole un po' per far sì che si scioglie, per cui è inutile che vi faccio vedere questo procedimento, perché poi dopo, quando si è sciolto il cioccolato, lo mettiamo sopra, perché dopo dobbiamo fare la decorazione. Praticamente ci mettiamo sopra la carta da forno, così poi riusciremo a staccarlo, e col cioccolato fondente facciamo praticamente l'occhio. Invece, dove c'è questo qua azzurro, col cioccolato bianco lo coloriamo di azzurro e lo mettiamo dentro qua. Facciamo la stessa cosa, ovviamente faccio vedere con uno, però poi dopo faremo la stessa cosa con questi due. E invece per quello rosa, che è questo, facciamo la stessa cosa con l'occhio, ma col cioccolato bianco coloriamo praticamente il quadretto di rosa. Praticamente questa è la decorazione che dobbiamo fare. Per cui il tempo che si scioglie, sperando che non ci mette l'anno prossimo, vi faccio vedere praticamente il procedimento.